a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Spada. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su di supporto, un commentino qui sotto e iscrivetevi al canale per non perdervi tutto il post storia, perché sì, questo sarà l'ultimo episodio della storia principale di Pokémon Spada. Ragazzi, siamo pronti per andare ad affrontare il campione Dandel! Ma vi rendete conto? Oggi affronteremo il leggendario Charizard Gigamax. Mamma mia. E lo faremo con un team di tutto rispetto. Joy-Con alla mano, anche voi, e affrontiamo il campione insieme. Questo è il team. Abbiamo Dragapult col Focal Nastro, livello 60. Axel con la Carbonella, livello 60. Acidona con la Calamita, livello 58. Itachi con il Becco Affilato, livello 57. Goblin con la Lastra che aumenta le mosse di tipo folletto, livello 56. E Leonardo con la Cocchinella, livello 56. Lo so, i livelli sono un po' sotto Dandel, ma ricordo che io non mi sono mai allenato nell'erba. Ho fatto solo quello che mi ha detto il gioco sin dall'inizio, ovvero batti gli allenatori e cattura i Pokémon. Non ho fatto nient'altro e oggi proverò a batterlo con questi Pokémon. Mi sembrava poco corretto allenarmi così tanto per una sfida. Finalmente le finali, ci siamo. E io non vedo assolutamente l'ora. Oggi forse diventeremo campioni. O forse riceveremo una sonora sconfitta. Chi lo sa? Andiamo allo stadio di Golwick. Ricordo che nel precedente episodio abbiamo catturato il leggendario Eternatus, che oggi non giocheremo durante le finali perché è un po' troppo forte e non mi sembrava il caso. E poi comunque voglio dare spazio alla mia squadra, che finora si è comportata veramente benissimo. Quindi ci siamo, raga. Il grande giorno. Siete con me? Avete lasciato questo pollice in su? Dovete spaccare il tasto di mi piace. Stadio di Golwick. E ci siamo. Sta per avere inizio la finale delle finali. Il match con il campione. Sei pronto ad affrontare Dandel? Sì, e vincerò. Bene, allora ti prego di indossare la divisa. Quando sarai pronto, entra pure nell'arena. Ragazzi, le finali della Coppa Campione di Galar. Ale, oh, forza Federic, non ci credo. Campione, facci sognare. C'ho un sacco di fan, raga, c'ho un sacco di fan. Io spero vivamente di farcela. Mi avete scritto che Dandel ha i Pokémon più alti del livello 60. Ma crediamo nella nostra squadra. Useremo tutte mosse per 4, se ce ne sarà l'occasione. Sono abituato a spalti pieni di spettatori, ma questa è la prima volta che vedo un entusiasmo così travolgente. Federic, con la tua grande impresa di ieri hai conquistato i cuori di tutti. Hai soggiogato Eternatus e salvato Galar. Sei l'eroe che ha lottato al fianco dei due Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta. Un campione imbattuto come me non potrebbe sperare in un avversario più degno. La tua forza è immensa. Sei lo sfida palestre più temibile che io potessi incontrare. Per questo la mia vittoria sarà più abbagliante che mai, quando ti ridurrò in ginocchio. Addirittura in ginocchio. Dandel, abbassa la cresta, hai capito? Ebbene, Federic, diamo inizio all'incontro finale, la sfida che resterà nella storia di Galar e nella storia del mio canale, anzi che ne plasmerà il futuro. Preparati dunque, goditi un nuovo grandioso Champion Time! Mamma mia, mamma mia! Dai, 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 dai! Sono carico, raga, sono carichissimo! Vediamo di fare una bella sfida! Sì, sì, anch'io mi scrocchio un po' tutto, bravissimo. Dandel campione. Ho paura del suo Charizard, tanta tanta paura. Si è levato a rallentatore il mantello, avete visto? E inizia
con Edge Slash. Allora, Edge Slash. Difficile. Molto, molto difficile. Non posso farcela con Dragapult. Quindi, cambiamo subito Pokémon e mandiamo Axel. Vai! Non potevo sapere, ragazzi, con quale Pokémon iniziasse Dandel. Quindi, è normale. Vediamo un po' che mossa ci fa. Scudo reale. Ma fallisce, attenzione, ora siamo più veloci. Palla infuocata. Lo facciamo fuori? Mamma mia, Dandel! Ancora sta soffrendo dalla ferita di Eternatus. Bella così! Un colpo super efficace. Da voi non mi aspettavo niente di meno. Dandel, hai visto, sì? Ok, raga, e saliamo anche a livello 61 con Dragapult, che diventa la punta di diamante del nostro team. Axorus! Ok, Axorus è un tipo drago puro. Quindi possiamo mandare Dragapult e provare con Drago Frecce. Se ci dovesse shottare, ricordo che ho il fuoco al nastro, proprio per quello l'ho messo, onde evitare un KO in un attacco. Quindi siamo comunque più veloci di qualsiasi altro Pokémon. Il mio Dragapult è veramente un missile. Quindi livello 63. Raga, ma sono veramente spaventosi. Ok, gli annulliamo l'abilità e via di Drago Frecce. Vediamo, ragazzi, vediamo. Cioè, vincere da sottolivellati è ancora meglio. Mamma mia, che gli facciamo? Mi piace, mi piace, mi piace. Pure brutto colpo. Dandel, secondo me non è giornata, non è giornata per te. Boh, raga, abbiamo iniziato veramente, veramente alla grande. Ora, rimaniamo concentrati. Leonardo, livello 57. Dragapult versus Dragapult? Potrei provarci, ma potrei mandare anche il tipo folletto. È difficile, raga. È veramente difficile prendere una scelta simile, ma voglio giocare tutto il team. Però sarà sicuramente più veloce. Sarà velocissimo, raga. Beh, ci proviamo comunque. Vediamo, voglio giocare tutta la squadra, quindi è il minimo che io possa fare. Goblin, è arrivato il tuo momento. Ok? Mi raccomando, dimostra a Dandel quanto sei forte. A tutto lo stadio. E adesso ci andiamo di... posso fargli anche ripicca. Carineria. Allora, frantumanima riduce l'attacco speciale, carineria l'attacco. Meglio carineria. Vediamo, raga. Fulmine. Non me l'aspettavo, fulmine. Mossa speciale, fulmine. Ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa? Bravissimo, Goblin. Bravissimo. Bravo. Bravo. Mr. Mime. È ghiaccio? È ghiaccio, Axel. Però è anche psico. Essendo anche psico... Ma sì, dai, va bene lo stesso, Axel. Dandel, sinceramente, con i Pokémon più alti di livello ti credevo leggermente più forte, ma... Lui c'ha ancora il Charizard, quindi stiamo attenti. Questo Mr. Mime è veramente inquietante. Palla infuocata. Vediamo un po'. Siamo più veloci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam! Brutto colpo, brutto colpo, brutto colpo. Shottato, ragazzi. Easy. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti. Concentrati. Livello 59, 61. Accettone a livello 59. Ottimo. Inteleon. Che dovrebbe essere, se non sbaglio, l'evoluzione finale di Sabol. Mi spiace, Axel, ma ti devo sostituire. Chi posso mandare contro di lui? Io manderei Acidona. Ma vuoi vedere? Vuoi vedere che questo qua non abbia una mossa terra? Senti. Mi sono ripromesso di giocare tutto il team. E dato che me lo sono ripromesso, Acidona, devi per forza entrare in campo. Per forza. Inteleon. Oddio, non l'ho mai vista questa ultima evoluzione. Sembra tipo un agente segreto. Allora,
Overdrive? Lo sapevo, lo sapevo. Quanto lo sapevo, quanto, quanto. Maledetto. L'avevo detto, raga. L'avevo detto. Era palesissimo. Palese. E a questo punto io ci mando Dragapult, perché ricordo che siamo sicuramente più veloci e non ci può shottare in un colpo. Quindi secondo me è la scelta più sensata. Drago frecce, vai. Siamo più veloci, siamo più veloci. Uno. Bella, bella Dragapult, bellissima. Colpo di fango. Bam. Come se fosse una pistola, avete visto? Sì, proprio come un agente segreto. Vai ancora. Drago frecce. E ne... No, vabbè. No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Ci ha abbassato la velocità con colpo di fango e poi ci ha fatto quella mossa. Ma guardate che è assurdo, eh. È veramente assurdo. Va bene, oh, ci sta. È la sfida finale. Perdere due Pokémon è nulla. È veramente nulla in confronto. Quindi vai, Itachi. Mando Itachi perché c'ha Baldeali e lui non ha una mossa che ci può shottare in un colpo. Quindi, secondo me, è perfetto. Baldeali, vai. Tiro mirato? Che cazzarola di mossa è? Oh, oh, piano! Mamma mia! È fortissimo sto coso, raga! Muori, 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 muori! Bravissimo! Bravo! Ragazzi, sto giocando tutti, eh! Ho giocato tutta la mia squadra! Acidona non ha fatto molto, ma li ho giocati tutti! E adesso! E adesso! È arrivato il momento! Il momento finale! Il suo Charizard versus il mio Dreadnought. E non potevo non mettere Dreadnought per questa ultima grandissima sfida. Charizard soffre per 4 roccia. Leonardo, sei l'anti Charizard, ok? Raga, sto concentratissimo perché è arrivato il momento finale. Erano 65. Sei praticamente 8 livelli sotto. Dynamax e Dina Macigno. Non puoi fallire, Leonardo. Non puoi fallire. It's Gigamax time. Sto seriamente affrontando un Charizard Gigamax? Seriamente? Scrivetemi voi chi avete usato contro Charizard. Scrivetemelo qua sotto, voglio sapere che strategia avete adottato. Io, ragazzi, veramente ci provo, ma questo Charizard potrebbe essere talmente forte da shottarmi in un colpo solo il mio Dreadnought. Spero vivamente di no. Dreadnought, è arrivato il tuo momento. Fatti valere, ci siamo. Charizard sarà sicuramente più veloce. Quindi... No, 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 non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. No, non è possibile. Non è possibile. Un Charizard con Gigaflora. Che cosa? Era una mossa erba. Erba. Ma non è possibile! Ma mai nella vita! Mai! Oh, ragazzi, io non ho parole. Io non ho veramente parole. Non ho parole. Veramente. Sono disgustato, Charizard. Sono veramente disgustato. Rimbalzo. Perché uso rimbalzo? Perché voglio perdere un turno, ok? Perché questo coso con la Gigamax è spaventoso! Non gli leverò nulla. Infatti, immaginavo. E ora Dina Macigno, che è una mossa ovviamente roccia, terra, quel che è, insomma, ci uccide. No, rimaniamo qualche PS. Che fortuna. E mette pure la tempesta di sabbia. Tanto come se non bastasse, no? Allora, raga. Allora. È tornato un piccolo e povero Charizard. Ma come si fa ad avere un Charizard con una mossa erba? Ma come cavolo è possibile? O ci vado di palla infuocata, oppure rimbalzo di nuovo. Però ragazzi,
c'è un Pokémon in particolare che non ha avuto il suo momento di gloria. E quindi Dreadno, revitalizzante max, che è il minimo. Ma comunque questo Charizard è illegale, raga, è veramente illegale. C'è una mossa erba così a caso. Vabbè, non mi so spiegare il perché, ma... Quindi Leonardo, vai in campo, va? Che se Dandel non usasse i cheat... Va bene, dai, ci riproviamo. Non ha un'altra mossa erba, vero? Roccia tomba. Forza antica. Boh, tipo solo a raggio, non lo so. Mo lo sciotti. Roccia tomba. Oh, Leonardo ha avuto il suo momento di gloria. Ma quanto l'avremmo sciottato, raga, se non aveva quella mossa? Quanto? Ditemi quanto l'avremmo sciottato. E abbiamo vinto. Abbiamo vinto contro Dandel. Dreadno alla fine ha avuto il suo momento di gloria. L'ho fatto scendere in campo comunque. E Dandel soffre. Guardate come soffre. Soffre tantissimo. Mamma mia. Però è stata una sfida veramente incredibile. Perché devo dirvi la verità. Se non avesse avuto quella mossa erba, probabilmente sarebbe risultata troppo facile. Ma mi ha costretto addirittura a usare un revitalizzante max, nonostante avessi altri due Pokémon full vita in squadra. Probabilmente se avessi lasciato Charizard a vita gialla, anche lui avrebbe usato una ricarica totale. E non ditemi di no, perché lo fanno tutti i campioni. Lotta pazzesca. Abbiamo vinto 15.000 poche dollari. E indovinate un po' chi è il nuovo campione di Galar. Indovinate? Eccoci qua. Wow, che lotta, veramente bellissima. Ed ecco qua. Guarda anche mia madre. Ti faccio i miei complimenti, Federic. Sei riuscito a sconfiggermi. E adesso il titolo passa a te. Il nuovo campione sei tu. Sei davvero un allenatore straordinario. Hai tutto il mio rispetto. Hai fatto davvero tanta strada. Quanto a me, è ora di guardare al futuro. Gli adulti hanno il dovere di migliorare il presente. Il futuro ha bisogno di basi solide. Federic, promettimi che crederai sempre in te stesso. E promettimi anche che continuerai ad avanzare. Se davanti a noi c'è un futuro radioso, è anche grazie a persone come te. Avete appena assistito alla nascita di una nuova leggenda. È nata una nuova stella. Federic. Wow, il nostro futuro non potrebbe essere in mani migliori. E adesso c'è il post game da seguire, ovviamente insieme a Federic. E dopo il post game, Shiny Hunting, Raid Gigamax. Veramente, complimenti. Un gioco che detta le basi a un futuro ancora più radioso per i Pokémon. Questa, ragazzi, è proprio la base. Da qui si devono scrivere tutti i prossimi giochi Pokémon. Con queste ambientazioni, con questo semi-open world. Questo è stato il primo test di Game Freak. La prima volta che ci ha catapultati in un mondo totalmente nuovo, qualcosa che non avevamo mai provato con un gioco Pokémon. Ed è da qui che si può solo migliorare. Io faccio i complimenti perché mi sono divertito. Mi sono tanto divertito e sono sicuro che anche voi vi siete divertiti insieme a me. Ma ovviamente non è ancora finito, perché abbiamo ancora tanto da fare. Ora ci saranno i titoli di coda, ma sappiate che la storia non è finita. Si va avanti, voglio scoprire questo post game. E nulla. Vi dirò molte più impressioni su questi giochi al termine di tutto. Perché adesso posso dire wow, bellissimo, incredibile. Ma magari il post game potrebbe deludermi. Vediamo adesso come si svilupperanno tutte le vicende. Abbiamo ancora Zacian e Zamazenta da catturare. Sempre se potrò catturarli entrambi. Però sicuramente adesso vedremo di catturare anche loro. E magari riaffronteremo nuovamente le sfide palestre e Dandel. E poi, se ci sarà una torre lotta o qualcosa da fare, sono sicuro che ci divertiremo anche con quella. E wow.
Io gioco a Pokémon da 25 anni, raga. E vi posso assicurare che un'emozione così non la provavo dai tempi di, non sto scherzando, Diamante, Perla e Platino. Diciamo da Unima, va? Diciamo da Nero e Bianco. Perché X e Y e Sole e Luna non mi avevano preso tanto quanto questo gioco. Mi sono proprio divertito, raga. Sapete cosa vuol dire divertirsi in un gioco Pokémon? Wow, fantastico. E adesso terminiamo qui i nostri titoli di coda. Grazie a tutti, allenatori. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrivervi al canale per non perdervi, per l'appunto, tutto il post-game. E ci vediamo tra poco con un nuovo episodio. Ciao, allenatori. Veramente. Grazie, grazie a tutti, perché siamo una community incredibile e soprattutto benvenuti anche a tutti i nuovi iscritti, perché nell'ultimo periodo si sono aggiunti alla famiglia più di 15.000 nuove persone. Benvenuti a tutte e ci vediamo tra pochissimo, un nuovo video. Ciao allenatori!